Allora, ti giuro, era Assolutamente. piccola così. No, 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 no. Ma era piccola così. Giuro, Marco, così è ti stai diventata. confondendo con le supposte di primo grado. Ma che cazzo. Oh, amici! Che stupidi ingrati che siamo! Non vi abbiamo visto entrare! Benvenuti in quella che è la prima puntata della seconda stagione di Facciamoci Conoscere. Siamo arrivati alla puntata numero 8 che è una giornata speciale, perché invece di dirvi le cose che vi abbiamo detto per 7 puntate, le solite cose come il nostro nome e cognome, le cose che tutti sanno, vi diremo cose nuove e cose molto belle, quindi... Sei piuttosto sognatore o pragmatico? Beh... Allora... Io sono sognatore. Io ma pure. Ci sono delle volte che mi alzo la mattina e dico: oggi un po' pragmatico. Pragmatico. Stessa cosa per te. Io faccio colazione, mangio, butto il coso per terra. Pragmatico. Qual è il tuo rapporto con i vicini di casa? Allora, e vi dico, ci odiano tutti perché di notte parliamo come dei pazzi e gridiamo. Quando mai, Ciccio? Boh! Cosa pensi della televisione italiana? Non penso, e faccio prima di vedere merda. Io non. Tendi a essere aggressivo o pacifico? Merda di domande. Quanto ti piace essere filmato o fotografato? Io odio farmi video. Odio farmi video e odio, dopo averli fatti, metterli su YouTube. Non mi piace perché mi sento un po' violato nella privacy. Io ovviamente preferisco essere filmato perché filmato mi dà un'altra faccia. Nelle foto non sono io. Pure a me succede questa cosa. Sapete che siamo brothers. Batti 5. Mamma mia, che bei capelli. Mi fa male. Cosa mangi per colazione? Io non faccio colazione, ma quando la facevo mangiavo i Crave. Beh, se dicessi che in 17 anni della mia vita non ho mai fatto colazione. Oggi è il giorno delle cazzate e Ciccio sta vincendo. Cosa fai per essere longevo? Cosa faccio io per essere longevo? Cosa fai, Ciccio? Io per essere longevo mi rendo semplice. Concludo. Io penso al cimitero. È duro un sacco. O a nostra madre. Sì, penso di me. Alzi la mattina con la sveglia con tanta difficoltà. Alzo? Alzi la mattina. Certo, è che la mattina è sopra di me, capito? Cazzo, alzi di mattina. Quale forma tra triangolo, cerchio, quadrato, rettangolo e zig zag ti attira di più e perché? A me attira assolutamente la zig zag. C'è sempre. Naturalmente la migliore. E sentimi il perché, perché non è una forma. Esatto. Il tuo scrittore, scrittrice preferito? Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Perché quello di Harry Potter. Rowlings. Ehi. Ai. Cosa cerchi in chat? La persona con cui chattare? Cretino! Qual è la tua moto preferita? Ovviamente l'Harley Davidson. La tua macchina preferita? Honda. La Fiat, cretino! Che schifo! Cosa cerchi in un ragazzo? Beh, che abbia il cazzo grosso e che abbia peli nel culo. E anche un portafoglio rosso. A scuola fare religione? Purtroppo sì. Cioè, purtroppo è una cosa che non interessa a nessuno. Mi ricordo che quando andavo a scuola e facevo religione c'era una professoressa che mi amava. Si chiamava? La Proietti. La Proietti? Aveva i capelli neri. Corti. E si vestiva sempre di nero. Corti? Sì. Ma dove? Bisazza? Sì. La Zanetti? La Zanetti? Che odiava Maria De Filippi? Di che cazzo stiamo parlando? Comunque, questo caso si vesteva sempre in nero perché era morto il marito da 10 anni ed era ancora in lutto. La gente di religione è attaccata alle minchiate. E mi amava perché ogni volta che parlavamo di religione facevo molte frasi, dicevo molte frasi filosofiche, però senza far intendere che a Dio ci credevo poco. No, quando lei l'ha saputo, che schifo, acidissima è diventata con me. Marco, ma tu, perché hai capito? Religione e filosofia? No, no, quindi o sei religioso o dici frasi di merda. Capito? Poi si stupiscono che li odio tutti i figli di puttana. Fa un culo professoressa di religione. Di che colore sono i tuoi occhi? Guarda, non sono un figlio di puttana, quindi non ti dirò marrone, erba, verde. Color castagna. Maurizio Costanzo. Precisiamo una cosa, io il color castagna l'ho fatto al forno.
non quelle che pigli dagli alberi, capito? Quando attacchi sei più tigre o ragno? Hai paura di altezza? Sì, soprattutto l'ho incontrato. Soprattutto ho incontrato altezza, ma dicevo Marco era così alto. Alto Marco, lo guardavo così. Minchia, ma questo Slenderman! Credi nelle voci di corridoio? L'altra volta era nel corridoio. Marco sei gay! Metti la Diana! Che figlio di puttana! No, a me dicevo! Ok. Che non so per tipo. Hai mai pensato adesso se scende la morte e dice vieni con me, io vado? Minchia, ogni giorno! Una cosa che non dimenticherai mai? Il primo pompino. Che c'è? Che c'è? Cioè, con 23 anni di vita, un pompino. Che devo dire la comunione, vaffanculo. Che cellulare hai? iPhone. Sì, Apple Fag. Samsung non copia l'Apple, anzi l'Apple che sì, bla 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 bla. Stronzi! Che ne pensi di autogestioni, occupazioni e cose che si fanno nelle scuole per non fare niente prima di nata? Beh, prima sei di... una puttana! Ma come scrivi? Prima di nata è una tua amica? Nata è una tua amica? Puttana. Cosa ti ricorda il Natale? Gesù Cristo che muore. Troppo bello. Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Gesù Cristo che nasce comunque, eh? Quello è Pasqua. Allora aspetta. A vero la rinascita. Allora aspetta, rinascita. Parliamo del ciclo di Gesù per favore. Parliamo del ciclo di Gesù. Ma perché è una donna? Ti sei mai fatto un regalo di Natale? Come fa Mr. Bean nei video. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. No, hai un sogno? Io ho un sogno, amici miei, ed è un mondo libero. Da che cosa mi stai chiedendo? Dagli ebrei. Qual è la tua canzone preferita in questo momento?